Ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi in braccio una chitarra che molti di voi si ricorderanno perché l'ho già provata velocemente in un unboxing qualche settimana, mese forse fa. Aria Pro 2 Fullerton, una chitarra che chi mi segue su Instagram, c'è il link in descrizione se vi va di seguirmi, seguitemi anche lì. Diciamo, chi mi segue su Instagram sa che la sto usando parecchio e mi ci sto divertendo in questi mesi, perché a dispetto di un prezzo assolutamente abbordabile, siamo intorno ai 349 euro di listino, quindi in realtà poi street price nei negozi la trovate un po' meno, sono linkati in descrizione un pochino di negozi in una pagina dedicata divisa che ho fatto per voi, divisa per Regione d'Italia, insomma date un'occhiatina così vedete i prezzi del vostro negozio preferito. Dicevo, 349 di listino, la trovate un pochino meno in giro, però è una chitarra che veramente suona molto molto bene, ha tante sonorità dentro che oggi provo a farvi conoscere, e ho scritto anche un brano per voi, per appunto assaporarla per benino. Sigla, vi dico ancora due cosette e poi suono. Come detto, è costruita molto molto bene, vedete qua sopra il top in acero, pioppo per quanto riguarda il body e acero roasted molto molto figo per un manico che è super super comodo, non è una sottiletta, non è troppo spesso, un manico che è moderno ma molto comodo, molto piatto, e single single humbucker, classico poi tono e volume qua sotto che trovo veramente molto comodo per una selezione veloce dei suoni, non servono secondo me su una chitarra così due toni, insomma Wilkinson per quanto riguarda il ponte, cioè veramente una chitarra ben costruita. Bando alle ciance, ascoltatevi il brano e se vi piace, mentre va il brano, mettete un mi piace, così me lo dite. Allora, ho voluto stare su un discorso un po' rocchettaro, non è l'unico che può affrontare questa chitarra, tra l'altro se vi interessa in descrizione, se vi piace come suono, ci sono tutti i miei corsi se volete darci un'occhiatina, dove vi spiego appunto anche un po', bel po' di tecniche che ho utilizzato in quest'ultimo solo, in particolare sui bending, quelli proprio rocchettari alla fine. Comunque, allora, voglio farvi apprezzare però uno strumento che secondo me va bene per tanti generi, non solo per il rock, ma voglio partire dai puliti con un mega arpeggione, vabbè siamo appunto in ambito pop rock lì in mezzo, perché questo è un bel suono. Questo era il pick up al manico, volendo si può fare anche con la classica seconda posizione o quarta, dipende da che lato la volete contare, che introduce entrambi i pick up, tipo strato appunto. In questa posizione però ho voluto suonare una robettina un po' più funk. Ultimo clip pulito, ve lo faccio ascoltare con la quarta posizione o seconda, chiamatela anche qua come volete, comunque in generale quella che vede coinvolti il pick up al centro insieme a una delle due bobine dell'humbucker, quindi sostanzialmente un suono che andrà a ingrossarsi perché coinvolge in parte l'humbucker, però appunto rimane molto intelligibile perché c'è anche il single coil, sentite? Questo
questo è ottimo per tutte quelle che sono quelle ritmicone a proprio a cordoni aperti, no? Sentite che tra l'altro si inizia a increspare un po' il suono, veramente molto molto bello. Andiamo avanti con la distorsione, mi sono segnato cos'è che c'è dopo, perché un pochino di distorsione con il pick up al manico, scusate, non mi ricordavo cosa c'era dopo. Con il pick up al manico ho suonato un brano di Andy Timmons, un pezzo bellissimo, insomma, ditemi che pezzo è, scrivetemelo nei commenti, e tra l'altro fatemi sapere a questo punto già come vi sembra questa chitarra nei commenti. Ecco qua, ho tirato appena su la distorsione, quindi è proprio increspato il suono a seconda. Vedete dinamicamente poi come segue proprio la sonorità che voglio tirar fuori. Lo sentite ancora di più nel prossimo sample, di nuovo manico e centro per quanto riguarda i pick up, per una roba un po' più Stevie Ray Vaughan style, Hendrix un po' quel mondo lì, però tra un attimo vi dico cosa cambia rispetto a quei suoni là. Cosa cambia? Cambia che la chitarra comunque ha una vocazione un po' più moderna rispetto a quel tipo di sonorità, per cui è un po' più, insomma, super strato oriented rispetto a vintage oriented. Quindi, insomma, la sonorità che tira fuori è proprio questa. Vi faccio sentire con la posizione 4, di nuovo, centro e ponte insieme con i Queen. Alziamo ulteriormente la distorsione, 3 riff in fila, Rock You Like a Hurricane, un pezzo dei Green Day abbastanza famoso, e un pezzo di Bowie che ha un riff che dire iconico e dire poco. Scrivetemi voi quali sono i pezzi di Green Day e quello di Bowie. Mi metto a nudo e vi faccio sentire le due parti dell'assolo. Cioè, come avete sentito, le due parti dell'assolo sono molto differenti. La prima è un po' più clean, con parecchio delay e riverbero, perché volevo un suono, passatemi il paragone, un po' più Gilmour style, insomma, molto più aperto, molto molto ampio. La seconda ha comunque ugualmente molta ampiezza data dagli ambienti che ho utilizzato, però sono andato col pick up al ponte nella seconda parte, anche proprio spinto a cannone, con più distorsione e quant'altro. Però fate caso, nel cambio, quando aumenta la distorsione, sentite che rimango col pick up al manico, nonostante sia sul pick up al manico, quello che trovo è comunque un suono proprio figo, che si riempie ma tiene la percussività, si dice così, insomma, la botta del pick up single coil. Thank you.
Insomma, una chitarra che spero di avervi fatto un po' comprendere, merita che la proviate, date un'occhiata appunto a tutti i negozi che trovate linkati in descrizione, sono divisi per, come vi dicevo prima, per regione, quindi insomma dateci un'occhiata e andate a provarla perché merita tantissimo. È una chitarra bellissima, super comoda, molto ben costruita, che vi consiglio alla grande, soprattutto perché in questa fascia di prezzo secondo me rappresenta veramente un best buy. Sono molto contento che me l'abbiano mandata da provare e devo dire mi ha piacevolmente stupito, perché Aria è uno strumento che è da poco, secondo me è tornato da è da poco tornato negli scaffali, insomma a Pesa più che altro sul, nei negozi italiani, e quindi non avevo più avuto modo di provarla, ma mi trovo tra le mani tutti gli strumenti Aria con una qualità molto molto alta. Questo in particolare lo trovo super versatile, fatemi sapere che se volete che provi gli altri che trovate, magari anche se non li avete ancora visti, nell'unboxing che vi linko in descrizione, così ci date un'occhiatina. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ci sono i corsi in descrizione, tutto un po', e soprattutto andate a provare questa bellissima chitarra. Ciao!